tragedia oggi pomeriggio a Castelmauro. Un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal trattore. Le cause che avrebbero provocato la caduta del 71enne sono ancora in corso di accertamento. Nuova operazione antidroga da parte dei carabinieri di Isernia, che hanno denunciato due persone e sequestrato sostanze stupefacenti. Personale della Polizia di Stato, nel corso di mirati controlli tesi alla repressione dei furti in abitazioni commessi dai cittadini stranieri presunti sul territorio italiano, nella giornata di ieri ha individuato un cittadino rumeno di 34 anni ricercato dall'Interpol per furti e altri reati. Dopo aver incassato l'ok dalla Commissione Comunale di Vigilanza, la Carrese, simbolo della festa di San Leo, patrono di San Martino in Pensilis, è stata bloccata all'ultimo momento per ordine della prefettura. Domenica 13 maggio il centro storico di Isernia rivivrà le tappe più antiche della sua storia grazie ad Eserniorum, evento in cui turismo, cultura ed enogastronomia si fondono per portare i partecipanti a scoprire usi e costumi degli antenati italici.